Bravo Lea Barella, prende togli la palla. palla, contropiede ancora dell'Inter, Barella per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu 4 contro 4, Çalhanoğlu sulla sinistra, si butta nello spazio Dzeko, Çalhanoğlu, sinistro deviato, spazza Tomori. Tomori, Tomori Siamo allontana. nella tre quarti difensiva, Perisic prova a cambiare lato dall'altra parte per Darmian, è un grande pallone per Darmian che di tacco serve Dzeko, limite dell'area di rigore, ne ha due davanti Dzeko, sbaglia tutto No, Dzeko, che c'è la sì, passa chiude che sì. bene. Malissimo qua Dzeko, che però attenzione che sì, si butta in area di rigore, Rigore, calcio di rigore calcio per di rigore. l'Inter, calcio di rigore per l'Inter, fallo di Ma che che sì su calcio di rigore? Çalhanoğlu, cosa veramente assurda quella che ha fatto che La sì, follia di Kessié. che si Ma porta la io non palla l'ho visto. all'indietro, si porta la palla all'indietro verso l'area di rigore attaccata ai due uomini dell'Inter, poi ho visto andare Aveva la giù palla, chi, come fa a fare il tutti. fallo? Non so come hai fatto a vederlo, Gianni, però. No, Nel dico, senso. aveva la È palla. fallo Rigore netto, questo, fa. calcio di rigore Rigore, netto. rigore, Certo. Calcio di ingenuità rigore netto, clamorosa. follia di Kessié. Ingenuità clamorosa di Kessié. Incredibile, buttata Incredibile, Incredibile. Attenzione che mi via. sa che vuole tirare Çalhanoğlu, Sì. eh. Addirittura. Sì, Comunque, vuole credo tirare che. Çalhanoğlu. È giusto, è giusto. Allora, c'è un check in Beh, corso, no, ma se, sinceramente, giusto, boh. giusto non lo so, nel senso che ci sono i rigoristi e dovrebbero No, tirare i no, vabbè, ma rigoristi. lui li calciava il No, ma Milan, i eh. rigoristi Allora, diciamo dell'Inter. giusto o non giusto, non lo so. Certamente Io coraggioso. comunque È vada. certamente coraggioso perché Comunque l'ex di vada. turno, fischiato da tutto San Siro, si prende la responsabilità di battere un rigore dopo 10 minuti del derby. Doveri, fischia, parte Çalhanoğlu! Çalhanoğlu che dimostra anche grande carattere. 1-0 per l'Inter, dodicesimo di gioco. Çalhanoğlu. La vendetta di Hakan Çalhanoğlu, la Siamo vendetta certi la sportiva follia naturalmente, la di. follia di Kessié che boh, fa una cosa francamente incomprensibile. Punizione Milan, Tiziano. Tonali, vertice destro dell'area dell'Inter, calcio di punizione per il Milan. Tonali, palla dentro. Gol! E di testa la mette laddove Handanovic non ci può arrivare. 1-1. Tomori la messa. La rimette subito in piedi il Milan. 17 di gioco. Calcio di punizione di Tonali. Regolare la posizione. Salta Tomori su. Skriniar. Su Skriniar, No, pulito. No, no, è autogol. autogol. È Autogol di autogol. Çalhanoğlu. È No, autogol di autogol di De ma non vada matti, Vrij. Autogol Devrai. di De Vrij. No, ma non ci credo. Autogol di De Vrij. Non ci credo. Non ci, tre autogol di fila ci hanno avuto questi. Esulta Carambola, Tomori. eh. È una carambola perché la prende Ma Tomori che la fa va, rimbalzare non la sulla prende testa. Tomori, Ma non la prende Tomori, Tomori, non la secondo prende. me la Non la prende prende Tomori. tutta De Vrij. Per me Ma la perché prende la tutta prende De Tomori? Vrij. Guardatela. Io ho l'impressione che la prenda Non tutta De me ne Vrij. frega niente. C'è il Il pareggio del Milan, risultato 1 questo è a un dato 1. di fatto. Bravo Lautaro. A servire Dzeko di testa, si smarca sulla destra Darmian, attenzione al fuorigioco, sbaglia tutto, ballo duro, No! Darmian, Rigore, 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 rigore per l'Inter, altro rigore, rigore per l'Inter e e qua qui giallo giallo, qui ragazzi, giallo qua rosso, giallo tutte, va dato, rosso, va dato, è qua, rosso qua questo qua giallo va ragazzi, dato, occasione da gol, dai, ragazzi, cioè in questo porta, rigore, è in è porta. rosso, Qua Balloturré commette un'ingenuità clamorosa, sta di spalle, questo è non guarda il rosso, pallone. Vediamo se Darmian è in posizione questa occasione da regolare. gol, ragazzi, questo No, è vabbè, ma rosso, qui se non tiri fuori il cartellino, però. ragazzi, questa occasione da gol, sì, Netto il questa calcio di occasione da gol. rigore. Fischia Doveri. Fischia Doveri. Lautaro lo guarda, ora guarda solo la palla. Arriva al destro la parata di Tatarugu. Parata, parata, Ta, parata, ta, parata, tata, ta, 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 tata mio, ta, 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 ta,
Tata, Tata, ti voglio bene, Tata. È angolatissimo, tra le altre cose. Bel ricordo a parte di Lautaro Martinez, intuisce perfettamente Tata Rusano. Si propone Ciala, Brozzo cambia dall'altra parte per Bastoni, tre quarti di sinistra. Ora Perisic, che punta Calabria. Pallone per Bastoni, Bastoni in area di rigore, Bastoni, c'è porta vuota, Barella la salva, no. Tomori sulla riga. Tomori, salva. No,
roba da matti. L'Inter prende il pallone con Brozzo, cambia tutto col mancino dall'altra parte per Bastoni sulla faccia sinistra. A qualche metro c'è Dias, pallone per Perisic. Perisic prova a dare via Calabria, ce la fa, palla sul sinistro, arriva il cross lungo sul secondo palo a cercare Darmian, che la rimette in mezzo per Lautaro. Dzeko, Lautaro tira! Fuori! No! Fuori! Vabbè, ancora? Ragazzi, però, dai! Ma basta. Ragazzi, questo è un gol fatto, su! La palla Perisic, ha spazio, lato corto dell'area di rigore sulla sinistra, arriva il cross sul secondo palo morbido, al volo Calhanoglu! No! Palla che attraversa tutta l'area piccola, ci sono due nerazzurri lì vicino alla linea, nei pressi della linea di porta, nessuno riesce a mettere la deviazione principale. Dzeko, qua bastava mettere il piede. Ragazzi, questa manca però. Ci mancano i due attaccanti. Non ci credo. Ibrahimovic, sinistro sul fondo. Vidal, dai! Non ci credo, ma non è possibile. Ma non è possibile. Ibra, Ibrahimovic! Una sassata. Bravo, Samir. Un raso terra. E là è il portiere in tuffo, respinge. Sì, ma sveglia! Arriva Bennacer, tiro alto. Dai, ragazzi, dai! Grossa occasione mangiata da Bennacer. Salemaker, tiro. Palo! Che si sbaglia il tapin! Non è possibile, non palo di Salemaker sulla respinta, arriva che si sinistro. A porta sguarnita, non inquadra lo specchio, palla sul fondo. Diciamo che i cambi non ci hanno dato per niente la mano. Cioè, diciamo che è una vista. Diciamo che occasione d'oro per vincere questo derby da parte del Milan. Finisce qua, 1-1. Miseria. Va bene. Finisce qui il derby di Milano. Milan-Inter termina 1-1. Eccola qua la nuova classifica. Così si va alla pausa per la nazionale. Tira un sospiro di sollievo il Napoli, che è in testa con il Milan a quota 32, restano invariate le distanze della coppia di testa, dall'Inter è sempre a meno 7. In questo caso ad approfittarne sono state l'Atalanta che ha vinto a Cagliari, la Lazio che ha vinto contro la Salernitana, ma quel che più conta è l'1-1 finale di un derby strano, di un derby particolare, di un derby, mi viene da dire, dominato per larghi tratti dall'Inter, che però alla fine il Milan ha rischiato di vincere. Tiziano, sospiro di sollievo? Sospiro di sollievo, anche se... qualche recriminazione sul finire, ma c'è, come dire, una legge di compensazione. Non puoi pretendere di vincere una partita negli ultimi 10 minuti, dove per 80 minuti hai sofferto e dove per 80 minuti hai concesso più di un'occasione da rete clamorosa. Anche il Milan sul finire ha avuto un'occasione da rete clamorosa, però il risultato va bene al Milan, non va bene all'Inter, perché l'Inter ha avuto una netta supremazia territoriale.